Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Una puntata questa interamente dedicata all'Europa. Iniziamo infatti parlando delle celebrazioni per la festa dell'Europa in Consiglio regionale, seduta solenne in Palazzo del Pegaso con la presenza anche del Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il Consiglio regionale si è riunito in seduta solenne in occasione della Festa dell'Europa questo giovedì 4 maggio. Ad aprire la seduta è stato il presidente dell'Assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo, a cui ha fatto seguito l'intervento del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani. A concludere la seduta solenne è stato infine il presidente della regione Eugenio Giani. Abbiamo un tempo difficile, la pandemia, la guerra che scuote il cuore dell'Europa, allora abbiamo bisogno di più Europa e vogliamo dirlo con forza qui in Toscana, in Consiglio regionale. L'Europa è una comunità di popoli, di storie differenti, è una comunità di visioni tali da cercare di lasciare alle ragazze e ragazzi un futuro migliore. Oggi abbiamo necessità che la Toscana giochi sempre più un ruolo da protagonista in Europa, perché solamente con politiche comuni è possibile ridurre le disuguaglianze, è possibile fare in modo che un bimbo che nasca anche nel più piccolo territorio della nostra regione abbia gli stessi diritti e le stesse opportunità di un bimbo che nasce a Francoforte o in Baviera. Il 70% delle norme sono leggi europee, direttive europee che devono essere attuate con norme nazionali o regionali. Sono indirizzi che vengono da organi comunitari. Ma contemporaneamente guardate le risorse per i nostri servizi. Una regione che ha 1 miliardo e 300 milioni di bilancio, in realtà nei prossimi 6 anni avrà 6 miliardi e 600 milioni di progetti. 6.120 progetti che vengono dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fondi europei, e 3 miliardi e 3 di progetti che nascono dal cofinanziamento fra la Regione e l'Europa nei fondi strutturali, Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, Fondo per le Regioni Marittime, il Fondo per l'Agricoltura. Ecco che l'Europa quindi convive, vive con noi e anima le nostre comunità, e allora noi ci dobbiamo sentire europei. La generazione Erasmus è la generazione che dà il senso di come, superando la barriera della lingua e integrandosi sul piano degli studi, prima di tutto ci si sente europei, e è il lavoro che come Regione Toscana dobbiamo fare, e in questi 5 giorni, dal 4 di maggio al 9 di maggio, il giorno dell'Europa, ci saranno più di 150 personalità europee a seguire i nostri momenti, che fra l'Università Europea nella sua sede a Fiesole o in quella nel Palazzo Montalenti a Firenze, alla Regione Toscana con i convegni che continuamente si svolgono a Palazzo Vecchio, noi viviamo questi giorni come i giorni dell'Europa. È un'occasione innanzitutto per celebrare l'Europa, celebrarla tra istituzioni con la presenza del ministro Tajani. Abbiamo bisogno di Europa, lasciatemi dire, di un'Europa realmente democratica, di un'Europa che sappia riscoprire le proprie radici, la propria identità democratica e cristiana, di un'Europa che faccia sorgere negli europei il sentimento comune di appartenenza e che sappia trattare in modo congiunto e in modo solidale questioni importanti, come potrei citare quella dell'immigrazione. L'Italia sta superando gli anni difficili del Covid, abbiamo bisogno di riscoprire le origini di quella che doveva essere l'Europa dei Salvemini, degli Spinelli, degli Ernesto Rossi, del manifesto di Ventotene. Quello spirito ci deve appartenere, ci deve stimolare. Ecco, in questo senso possiamo dirci orgogliosamente toscani, italiani ed europei. La visita del ministro è legata anche all'Istituto Europeo, un'istituzione
tra le più famose per la ricerca e dottorati in ambito europeo, finanziato direttamente dall'Unione Europea. Il Consiglio Solenne vuole testimoniare il ruolo delle regioni e della regione toscana nel processo di unificazione dell'Unione Europea, dei popoli europei, perché come sapete noi siamo per un'Europa delle patrie, dei popoli che sappia riconoscere nelle proprie radici il proprio futuro. In questo senso il Ministro ha più volte esortato insieme alla Presidente Meloni l'Europa a svolgere un ruolo attivo soprattutto nei confronti dell'Africa, che sta in questo momento subendo ancora una pesante colonizzazione da parte di alcuni paesi del mondo, in particolar modo la Russia, la Cina, mentre invece noi abbiamo rilanciato l'idea con il cosiddetto Piano Mattei di una cooperazione leale che possa portare l'Africa a svilupparsi e a dare una casa ai propri popoli in modo da crescere in maniera autonoma ed evitare che siano costretti gli africani a lasciare le proprie abitazioni dando vita a flussi migratori che diventano ogni giorno sempre più incontrollabili. L'Europa è la nostra forza, se ricordiamo le parole di David Sassoli, ed è il nostro futuro. Quindi è giusto festeggiarlo e mi sembra opportuno comunicare, che forse non tutti lo sanno, ma a livello di istituzioni europee c'è l'intenzione di rendere il 9 maggio proprio festa di tutti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Noi come italiani parteciperemo, ecco, proprio sosterremo questa cosa, però noi in Toscana già festeggiamo, se vediamo qui oggi questo consiglio, ma poi tanti eventi in tutte le nostre città, località più sperdute, se intendono, ovvero fare qualcosa, esporre la bandiera europea, che, ripeto, è la nostra forza e la nostra cultura, che ci contraddistingue rispetto alle altre realtà del nostro mondo, e che sono differenti, ma quando si parla di valori sociali, di pace, non sono parole vuote, specialmente ci rendiamo conto ultimamente, dove è più frequente poi frequentare e confrontarsi con gli altri che apprezzano, perché non hanno certi valori e certi diritti che invece per noi sono acquisiti. Per un'Europa libera e unita, era il titolo originale del manifesto di Ventotene, che è stato scritto appunto durante l'esilio, durante il confino nell'isola di Ventotene, da degli illuminati che hanno pensato a una federazione europea che fosse fondata sui principi della pace, della coesione, della collaborazione, per superare i 30 anni di guerre che possono essere detti quasi ininterrotti tra la prima e la seconda guerra mondiale e che avevano devastato l'intera Europa. Questo appello oggi, questo titolo, diventa più attuale che mai di fronte ai venti di guerra che ormai da più di un anno soffiano ai confini dell'Europa, perché i principi di pace sono qualcosa che per essere coltivati hanno bisogno di essere estesi. Facciamo nostro questo titolo, facciamo nostro il manifesto e crediamo che mai come oggi ci sia bisogno di un'Europa forte all'interno di un sistema multilaterale, in un mondo particolarmente complesso dove la pace deve essere cercata con tutti i mezzi. L'Europa deve avere un ruolo più forte da questo punto di vista e noi come Movimento 5 Stelle da questo punto di vista, sempre con il Presidente Conte, faremo tutti gli sforzi perché cessi l'escalation militare e si faccia il massimo sforzo per una diplomazia, per una ricerca della pace, questa sia a tutti i costi. Sì, sicuramente sono momenti di confronto importanti, momenti che naturalmente tengono vicine le istituzioni regionali all'Unione Europea. Voglio ricordare che le regioni, anche lo stesso Comitato delle Regioni, ci dimostra quanto in realtà i territori siano fondamentali anche nel processo di integrazione. I fondi comunitari e la programmazione ordinaria svolge un ruolo importantissimo per compensare le risorse proprio degli enti regionali. Penso alla politica agricola, penso anche ai fondi di sviluppo e ai fondi sociali, che naturalmente aiutano in questo senso a programmare delle politiche importanti, le politiche giovanili, le politiche sull'occupazione. Quindi un rapporto che per noi è fondamentale. È chiaro che c'è poi un ruolo di attuazione di quelle che sono le risorse importanti che arrivano in Regione Toscana attraverso la programmazione, soprattutto attraverso i bandi. Sono occasioni fondamentali, soprattutto oggi. Voglio ricordare, oltre ai fondi ordinari, il PNRR, una partita ancora aperta su cui si stanno giocando anche tavoli su più livelli, penso anche a livello nazionale, la necessità comunque di intervenire anche dove e a dover correggere magari laddove il PNRR oggi non è più al passo dei tempi. Quindi nel momento in cui noi andremo poi anche tra un anno a scegliere i nostri rappresentanti al Parlamento Europeo, sarà molto importante comprendere e capire da parte dei cittadini quanto
pertanto scegliere dei buoni rappresentanti sia fondamentale anche in vista di sfide importanti. Penso anche al patto di stabilità che andrà ridiscusso. Quindi ecco, sempre più centralità dell'Europa, sempre più centralità anche nel rapporto tra Europa e regioni. E in tema di Europa, il Consiglio regionale ha voluto omaggiare ancora una volta la figura di David Sassoli, ex presidente del Parlamento europeo, prematuramente scomparso, a cui è stata intitolata una tesi di laurea, una borsa di studio proprio per le migliori tesi di laurea che saranno proposte. Il Consiglio regionale ha istituito all'unanimità in modo strutturale il premio di laurea David Sassoli da assegnare alle tesi discusse negli Atenei toscani sul tema l'Europa, le regioni, i cittadini, in memoria dell'ex presidente del Parlamento europeo deceduto nel gennaio 2022. C'è orgoglio, felicità, anche emozione perché all'unanimità, come era già accaduto in Commissione Europa, come era già accaduto in prima Commissione, l'Aula ha deciso di approvare una proposta di legge che istituzionalizza il premio di laurea intitolato a Davide Sassoli. Questo cosa significa? Significa che da oggi in poi questo riconoscimento, questa iniziativa che si rivolge ai giovani laureati diventa patrimonio di tutto il Consiglio regionale e quindi è un appuntamento che diventa fisso da qui ai tempi che verranno e questo è un tema che era emerso già in occasione della prima edizione dove ci eravamo tutti detti che doveva essere qualcosa che si stabilizzava e che diventava strutturale e che con un lavoro che è stato fatto tutti insieme in Commissione Europa, perché è una proposta che porta alla firma di tutti i commissari e anche si è aggiunto il presidente del gruppo Italia Viva, Stefano Scaramelli, permette proprio di raggiungere questo obiettivo. E dunque a giorni verrà presentato il bando della seconda edizione di questo premio di laurea e quindi questo voto unanime, lo voglio evidenziare ancora una volta, è anche il modo, avete sentito anche le parole del vicepresidente Galli, per ricordare una figura di una personalità straordinaria, una persona che ci manca molto ma che come sentiamo ogni giorno continua a essere al nostro fianco e con questa iniziativa lo sarà ancora di più anche nei tempi che verranno. Questo ci rende molto felici come commissione perché insomma comunque rappresenta un passaggio importante. Una figura che ha rappresentato la nostra nazione, la nostra Toscana, soprattutto in Italia, in Europa, è stata una figura istituzionale, grandissimo giornalista, ma anche una figura istituzionale e credo che questo debba essere da sprone per tutti i nostri giovani, per tutti i nostri ragazzi, di un esempio, di una persona equilibrata, anche se politicamente eravamo siamo su due sponde diverse, ma credo che assolutamente bisogna riconoscere il valore, l'esempio, la professionalità, la serietà di un personaggio come Sassoli. Per cui credo che questo sia veramente un risultato importante per la nostra collettività, ma soprattutto una scelta importante per quanto riguarda la regione toscana. Sassoli è una figura importante per la Toscana, per l'Europa, in avvicinamento alle giornate dell'Europa, ovviamente una istituzionalizzazione di una borsa di studio importante per dei premi di laurea, di una legge che diventa istituzionale del Consiglio regionale, sarà duratura nel tempo, l'idea di premiare dei ragazzi che con la ricerca, ovviamente parlando in ricordo di Sassoli, parleranno dell'Europa, del nostro ruolo. La Toscana è sempre più una regione d'Europa e in questa ambizione ovviamente il Consiglio regionale vuole premiare i migliori studenti, i migliori laureati che nella nostra regione dedicheranno i propri studi, le proprie tesi di laurea a quello che è, diciamo, uno dei padri della nostra Europa. Questo è un attestato di stima, io ho firmato molto convintamente questo testo di legge che rimane a questo punto una legge del Consiglio regionale e una legge che arriva, diciamo, a testimonianza di quanto la Toscana sia sempre di più una regione d'Europa.
Questi dunque i principali argomenti della puntata della Voce del Consiglio, interamente dedicata all'Europa, con le celebrazioni per la festa dell'Europa in Consiglio regionale. L'appuntamento ovviamente è per la prossima settimana, sempre su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.